Come nasce Simone Pepe Golfista? Ma nasce con una passione che aveva Aquilani, che giocava a Liverpool, per cui loro giocavano tanto a golf. Mi ha trasmesso questa passione, abbiamo cominciato a giocare a golf e adesso vorremmo giocare un pochino meglio e cominciare a giocare con un po' più di continuità, visto che ho smesso di giocare a calcio. Sempre per lo stesso discorso, quel colore verde del green è simile al colore verde del campo di calcio, no? No, è questo, perché molti calciatori giocano. Sì, no, è una cosa molto bella, ma forse io penso che l'attrazione principale per noi calciatori è che è praticamente l'opposto dello sport che si è fatto per tanti anni, perché il calcio è un gioco di... giochi con 11 compagni, con 10 compagni, per cui qui giochi da solo, ti confronti col campo, se una domenica non riesci a dare il meglio in campo, nel campo da calcio, magari c'è sempre i compagni che ti aiutano, invece qui non ti aiuta nessuno e sei tu contro il campo, per cui è una cosa affascinante. E l'altra cosa è che siamo abituati a giocare con tante persone, magari a tanto tifo, e qui c'è un silenzio surreale per noi. Oggi Simone Pepe è handicap 25. 25, quindi sei destinato ovviamente a scendere, a migliorare, perché adesso hai un po' di tempo in più a disposizione, ma forse neanche dovrebbe, no? In teoria dovrei avere un po' di tempo in più, però no, adesso è un momento proprio full, perché col fatto che comunque è il periodo di mercato, che si fa la squadra, per cui si comincia a girare tanto insieme al presidente, al direttore, per cercare i giocatori e per fare un po' le trattative, per cui di tempo non ce n'è tantissimo. Quando c'è tempo volentieri vengo, perché mi piace, mi rilasso. Ti sei trovato subito a tuo agio qui al Miglianico Golf Club, no? Ma sei anche diventato davvero amico di tutti quanti, sicuramente per il tuo carattere, ma anche perché qui evidentemente sono abituati a ospitare tanti calciatori, ex calciatori, allenatori, c'è Zeman e tanti altri. Sì, veniamo spesso col mister, anche col secondo di Zeman, con Cangelosi, e ci divertiamo. Qui ho trovato una grande famiglia, mi sono trovato veramente bene, e non è una cosa tanto per dire, ma veramente con il direttore, col presidente, con i maestri, veramente un posto veramente familiare, dove ti senti a casa. Ti sei trovato bene, sì, sicuramente qui a Miglianico, in generale con l'Abruzzo, no? Perché la tua vita professionale è destinata a restare qui nella nostra regione. Sì, diciamo che ho cominciato in Abruzzo col Teramo tanti anni fa e ho finito con il Pescara, e adesso c'è un'avventura che continua con il Pescara, per cui sono molto legato all'Abruzzo, sto bene e spero di restarci ancora tanto tempo.